Presidente Sangalli, la crisi non è ancora finita, non è ancora passata. Avete lanciato una proposta, la ribadite con forza oggi? Sì, ribadiamo con forza questa proposta della istituzione della no tax area, soprattutto per rilanciare le piccole, le piccolissime imprese, e con agevolazioni di carattere fiscale, una no tax area che si rivolga in modo particolare agli under 35 e agli over 50 e che includa anche negozi ed imprese storiche. Una no tax area che secondo voi potrebbe servire a cosa, nel breve periodo o nel medio periodo? Ma guardi, io gliela dico così: il problema dei problemi è certamente questa pressione fiscale che sta strozzando tutti, sta strozzando le imprese, le famiglie. E quindi andiamo avanti con questa idea lanciata dalla Regione Lombardia della creazione, certo per 3 anni, di questa no tax area d'accordo con il governo Letta. Ecco, e questa secondo noi è veramente un passaggio di incentivazione anche in vista dell'Expo 2015 alla creazione di nuove imprese e al coinvolgimento soprattutto di tanti giovani. Soprattutto per quanto riguarda credito in cassa all'inizio. Abbiamo dato un giudizio positivo, perché il credito in cassa è certamente, con lo stanziamento di 1 miliardo, una grande boccata d'ossigeno per le imprese e soprattutto un passaggio di grande fiducia. È stata certamente una importante realizzazione. Che non si può riempire il territorio di centri commerciali, di questi enormi centri commerciali. Continuerete su questa strada? Questa è l'idea di continuare magari anche oltre il 31 dicembre? Ci siamo dati un termine, 31 dicembre, e la delibera che il Consiglio regionale ha approvato all'unanimità, tutti i consiglieri di tutti i partiti, è evidentemente al nostro fianco. Noi stiamo già lavorando, raccogliendo i dati che servono, nel mese di luglio e nel mese di agosto li analizzeremo e credo porteremo già i primi di settembre in giunta un provvedimento che ci consente di porre le premesse perché entro il 31 dicembre vi sia l'aggiornamento della programmazione commerciale, e al centro di questo aggiornamento staranno proprio i negozi di vicinato, i nuclei storici, i centri storici, quelli che abitualmente si definiscono centri commerciali naturali. Questo diceva il programma di governo, questo stiamo facendo e facciamo in tempi molto brevi. Quindi dopo il 31 dicembre sì ai centri commerciali, ma all'interno di un'ottica più regolamentata, meno selvaggia diciamo. Dopo il 31 dicembre un equilibrio più corretto, più sostenibile tra piccolo commercio, tra media distribuzione e grande distribuzione. Evidentemente non siamo contro nessuno. In verità abbiamo un nemico che è la crisi, vogliamo batterla anche sostenendo il commercio in tutte le sue realtà, ma oggi i più deboli, quelli che soffrono di più, sono certamente i piccoli negozi di vicinato.